sì, quest'anno credo che la Shoah abbia assunto un valore ancora più pregnante, perché la pandemia ha reso difficile trasferire anche la capacità di fare memoria. Allora oggi nel celebrare questa giornata dobbiamo essere ancora più forti, dobbiamo rinnovare la volontà e la determinazione di conoscere, di ascoltare anche la voce dei tanti testimoni che ancora ci sono, e dobbiamo ricordare che dietro i tanti numeri che abbiamo letto, che ci vengono detti, dei lager, dei morti, ci sono nomi e cognomi. Ci sono persone con le loro vite, con le loro individualità, e quindi dobbiamo capire e far capire anche agli altri che le vittime di questo olocausto diventano un patrimonio privato, ma un patrimonio collettivo, diventano un patrimonio da conservare, da preservare e da trasmettere non solo alle giovani generazioni, ma a tutti, perché la memoria è un argine che dobbiamo alzare contro l'odio e contro le discriminazioni. La Shoah non si esaurisce soltanto nel periodo della guerra, nel periodo dello sterminio degli ebrei, ma diventa un monito, una lezione universale, un insegnamento che dobbiamo tutti tenere presente ogni giorno, non soltanto quando si celebra il giorno della memoria. Non deve sembrare soltanto una forma di celebrazione rutinaria, ma deve diventare una cultura, un modo di essere quotidiano per tutti noi.